fatto che questa trattativa deve proseguire secondo il nostro giudizio, che è anche quello di ieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E domani mattina finisco. Non è gli applausi, ragazzi, vi voglio bene. Non siamo in tema di applausi. Fanno piacere in un momento di festa, momento di tristezza, e dovete comprenderci, siamo in un momento di tristezza. Domani mattina tutti i sindaci della provincia di Avellino faranno richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di essere ascoltati con i lavoratori e con i sindacati su questa vertenza, per avanzare la discussione che per noi resta quella di ieri. Grazie. Gli ultimi ad entrare nel Ministero e i primi ad uscire per comunicare le decisioni assunte dai partecipanti al tavolo sono stati i sindaci e i politici irpini ai vari livelli. Il sindaco di Grotta Minarda, portavoce dei primi cittadini irpini, così spiega. Abbiamo colto due situazioni. Prima l'umiliazione, che i rappresentanti istituzionali dei cittadini del territorio e quindi anche dei lavoratori sono stati trattati malissimo. Nel senso che c'è un funzionario dello Stato, a cui va il mio ringraziamento e i ringraziamenti di tutti i sindaci, in un angolo del palazzo ci ha informati, non ascoltati, sullo stato della vertenza. Nella meritologia ci ha comunicato che non ci sono fondi per i trasporti e quindi una sponda Fiat. Dall'altro lato dice che la vertenza non si può concludere con il ritiro della idea e della pratica idea della Fiat di avvio di cessione di ramo d'azienda, ma che Fiat lascia a prescindere dalle idee del governo. E comunque senza idee del governo non ci dà le gambe per insistere in questa vertenza. Poi ci dice che le ipotesi che sono cambiate dal 31 di agosto, dal 30 di agosto, sono che invece di cessare il 30 settembre cesserebbe il 31 di dicembre, nel frattempo i lavoratori o in cassa integrazione o al lavoro, e si andrebbero a verificare a partire dall'imprenditore di Risio, con l'aggiunta eventualmente di nuovi imprenditori, piani industriali che soddisferebbero o potrebbero soddisfare tutte le maestranze. Ma è una brutta giornata sicuramente, perché non siamo stati di fatto ricevuti, nel senso che dopo una lunga attesa, per puro garbo istituzionale, ci hanno fatto entrare in una stanza e ci hanno semplicemente riferito lo stato delle cose, tenendoci in tavoli separati rispetto ai sindacati. Sorte ancora peggiore è capitata all'assessore regionale Vetrella, che non ha avuto possibilità di interloquire con nessuno, ma devo dire anche con la nostra classe parlamentare. C'erano il senatore Viespoli, il senatore De Luca, l'onorevole Pugliese, l'onorevole Annacone, e mi risulta che non sono stati fatti partecipi, resi protagonisti della trattativa, dell'incontro. E quindi insomma istituzionalmente è un segno meno sicuramente, ma al di là di questo, che potrebbe essere di importanza relativa quasi infima, nella sostanza viene fuori con buona probabilità un'intenzione ormai definitiva della Fiat, irritrattabile per certi versi, per cui questo rinvio al 31 dicembre sembra occhieggiare più al pur importantissimo nodo della vertenza in senso occupazionale, della salvezza in modo o nell'altro dei posti di lavoro, almeno di quelli aziendali to cure, e sembra invece molto meno considerare l'ipotesi fino a poco tempo fa ancora in campo della salvezza delle linee produttive e quindi del trasporto pubblico e quindi di un asset economico fondamentale a livello nazionale, non solo locale. Ma il commento è qualcosa veramente di mortificante per noi italiani, perché viene fuori questa notizia che lo Stato italiano in questo momento, salvo ripensamenti, rinuncia a costruire in Italia autobus, perché la Fiat dice di non essere più interessata allo stabilimento di Valle Ufita, e siccome è l'unico stabilimento che produce autobus per gli enti pubblici, quindi vuol dire che si rinuncia ad un ramo importante dell'industria italiana. Sono amareggiata e sconcertata, perché ci hanno comunicato semplicemente quali erano le decisioni che aveva assunto il governo, che la partita con la Fiat era chiusa, c'era un semplice prolungamento di tempi, e ci hanno comunicato questo tra l'altro in una stanza separata
e credo che è molto offensivo che i rappresentanti dei territori, i tanti sindaci che erano lì, abbiano dovuto avere una fredda comunicazione non dal ministro, che è ancora più grave, ma da un semplice tecnico che è venuto lì. Quindi abbiamo fatto bene a scendere, tutti uniti, restando insomma allibiti da una proposta che è una proposta, da una comunicazione che non è una proposta. Sulla e di questa proposta lei cosa ne pensa? Penso che siamo rimasti al punto nel quale eravamo, non è cambiato niente, quindi è un'ulteriore perdita di tempo. Il fin dell'allungamento dei tempi per la Fiat fino a dicembre, però con la comunicazione che la Fiat comunque non ha nessuna volontà né può tornare a un tavolo, è semplicemente tempo che si vuole prendere probabilmente per poter portare fuori dallo stabilimento i pullman che sono dentro. Abbiamo le risorse tecnologiche, le risorse umane per produrre a prezzi competitivi gli autobus, bisogna far incontrare queste due esigenze e c'è bisogno della politica industriale, quello che il governo non fa dall'inizio della legislatura. Nessuno se lo ricorda più, ma quando Bersani è andato via da questo ministero ha lasciato Industria 2015, che aveva un programma che si chiamava Mobilità Sostenibile, sul quale c'erano dei soldi per fare esattamente queste operazioni. Se si fosse portato avanti Industria 2015, il programma sulla mobilità sostenibile, oggi probabilmente l'Irisbus avrebbe delle commesse da soddisfare e avremmo anche qualche prodotto meno inquinante. Quindi tutto possiamo accettare meno che il fatalismo, che deve andare così perché non si può fare altrimenti. Onorevole, qual è lo scenario che si presenta per risolvere la vertenza dell'Irisbus? Ma io penso che gli scenari siano ancora tutti aperti. Il problema è convincere la Fiat a rimanere proprietaria dello stabilimento. Questa è la nostra posizione come deputazione irpina, di maggioranza e di opposizione. Speriamo che il governo riesca ad ottenere questo risultato. Se non si dovesse riuscire ad ottenere questo, poi si discuterà del resto, ma la nostra posizione rimane ferma e che la Fiat rimanga proprietaria dello stabilimento. Sono molto fiducioso in quanto proprio nella giornata di ieri ho avuto una lunga discussione col ministro Romani, il quale ha detto che oggi avrebbe portato a conoscenza di tutti, sindacati innanzitutto, del gruppo Fiat pure, di quella che era la migliore soluzione a salvaguardia dell'occupazione dei 690 lavoratori dello stabilimento Irisbus, ma soprattutto a salvaguardia dello stabilimento e quindi della produttività. Sono fiducioso, aspettiamo qui con ansia ma anche vigilando l'operato del governo, anche perché per quel che mi riguarda ho utilizzato tutti i mezzi a mia disposizione, legislativi naturalmente e propositivi, affinché questa vertenza Irisbus è arrivata direttamente al banco del ministro. Il ministro è a conoscenza di tutto quello che accade nella Valle dell'Ufita e spero che da qui a stasera esca con una soluzione concreta che, ripeto, possa garantire continuità aziendale, possa salvaguardare tutti i lavoratori, ma anche abbiamo scritto tra le note delle nostre proposte anche quella di salvaguardare l'indotto. Le prime notizie sembrano quindi confortare in qualche modo i manifestanti. Quel che emerge è che ci sia all'orizzonte una cordata di imprenditori. Notizia smentita dai sindacati e d'ora in poi la rabbia esplode. Contestazioni, urla, lacrime, fischi e spintonate. Molti presenti la definiscono una presa in giro, una minestra riscaldata. Ma vediamo direttamente la cronaca del tardo pomeriggio. Lunedì facciamo l'assemblea e decidiamo come andare avanti. Loro hanno vincolato l'ipotesi di continuare a fare eventualmente anche cassa fino a dicembre e di congelare la cessione a condizione che noi avessimo accettato un confronto condiviso. Noi questa ipotesi l'abbiamo respinta perché, come abbiamo coerentemente deciso insieme a voi, Derisio non ci interessa. Il governo ha fallito ancora una volta. La mediazione che noi aspettavamo sulle indicazioni del sottosegretario Letta sono venute meno. Non siamo oggi nelle condizioni di avere una proposta di mediazione da parte del governo. La mediazione, come ha detto Altieri poco fa,
era quella di stoppare la procedura di trasferimento per ulteriori 3 mesi al 31 dicembre 2011 a condizione che il sindacato fosse disponibile a ragionare oggi con Dirisio. Va bene? Allora questa è... Questa proposta è stata rispedita al mittente. Il sindacato tutto, da quello confederale nazionale a quello provinciale, ha detto no alla proposta del governo. Per quanto mi riguarda, io ho la mia posizione, ma seguo quello che dicono i lavoratori, pure se è diversa dalla mia posizione. Ma dovrai dirla in assemblea. Sì, è come no, io l'ho sempre detto. Il segretario generale tuo poteva venire qua e lo spiegava ai lavoratori e non c'era. Io l'ho sempre detta, quindi non ho problemi a dire la mia posizione, l'ho sempre detta. Io noi l'assemblea abbiamo fatto un documento comune e uscire da quell'assemblea. Allora, e quella è la linea. È inutile fare una frase. Io davanti allo stabilimento ci sono sempre venuto e la mia posizione l'ho sempre detta, quindi non ho problemi a dirla. Logicamente io ho la mia posizione, ma quando i lavoratori hanno detto la posizione è altra, io ho detto seguo ciò che dicono i lavoratori. E qualsiasi cosa, e i lavoratori che sono venuti pure a Roma mi hanno chiesto, io sono stato sempre a disposizione. La posizione... Però io dico una cosa, la posizione già l'abbiamo presa, con un documento unico l'abbiamo già fatto. E quella è la linea. Un'altra assemblea. Allora, permetti che io non dico a Fiat no, perché la responsabilità non deve essere solo mia, ma deve essere di tutti. Detto noi. Sì, ma qua non stanno tutti i lavoratori. Ma l'abbiamo già fatto. Allora, il documento... Il documento unico. Sì, ma il documento unico dice che noi dovevamo avere il... Sì. Dovevamo avere la... al presidente. Non ci è stato dato. Oh. Permetti che diciamo no e io insieme a voi devo decidere quello che devo fare. Ok. E domani ci sono lettere di licenziamento, che devo fare? Me lo vuoi dire? Ci licenzi Fiat. Sì, e me lo vuoi dire che dobbiamo fare? Sì, già l'abbiamo ho detto, capito. O che ci licenzi la Fiat. È inutile che ci giriamo intorno. Ho noi capito. Ci girare ma intorno. Una volta che ha licenziato, esatto. Dobbiamo fare qualcosa. Sì. Che dobbiamo quando fare? Parliamo diversamente quando abbiamo avuto le lettere. Lo so, ma proprio perché la gente non ce la fa più. C'è bisogno di... Non possiamo sì, girare intorno un'altra volta. Decidere qualcosa. Se giriamo sempre alla stessa, intorno alla sì, stessa ho capito. Noi non la facciamo, ma noi diciamo la sì, stessa cosa. Ma posso decidere io da solo quello che devo fare? Ma noi già l'abbiamo deciso, possiamo riproporre. E quello non c'è. Non ci hanno detto di no. Andiamo a riproporre la stessa cosa. O meglio, venite ma quello a riproporre. Se si decide lo sciopero generale, dichiariamo lo sciopero generale. Possiamo fare. Allora, vediamo di riannodare. Oh. Fermi un attimo. Un attimo. Silenzio. Fallo parlare. Dall'ultima assemblea abbiamo fatto un documento comune e la nostra posizione rimane sempre quella. Mi consentite? A chi? Segretari nazionali dove sono? Credo che siano già usciti prima di noi, però noi a questo punto abbiamo il dovere di parlare a queste persone.